su questo tema. Grazie. La ringrazio, onorevole Crippa. La sottosegretaria di Stato Paola De Micheli ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente. L'interpellanza in esame parte da un comunicato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a febbraio del 2015, con il quale si stimavano gli effetti di riduzione delle bollette elettriche conseguenti a diverse misure, quelle del pacchetto taglia bollette del decreto legge 91 del 14 e altre misure già operative o in corso di attuazione. Si perveniva quindi ad una stima di riduzione delle bollette nel 2015 di quasi 2 miliardi e 700 milioni di euro su base annua. A tal riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che le stime effettuate nel febbraio del 2015 sono state aggiornate a metà del 2015, confermando il risultato complessivo dei risparmi. In entrambi i casi, comunque, si distingueva tra effetti strutturali e una tantum e si precisava che le valutazioni erano state effettuate a invarianza di altri fattori. Più nel dettaglio delle singole misure del taglia bollette richiamate dall'onorevole, evidenzia il Ministero dello Sviluppo Economico che sono stati sostanzialmente confermati tutti gli effetti positivi. Dell'estensione della platea dei soggetti al pagamento degli oneri di sistema, stimato in 70 milioni di euro, del pagamento degli oneri del GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sui beneficiari degli incentivi per 30 milioni di euro, della cancellazione dello sconto per i dipendenti del settore elettrico per circa 23 milioni di euro. Relativamente alla rimodulazione degli incentivi ai grandi impianti fotovoltaici, è stata riscontrata una riduzione del risparmio atteso di 25 milioni di euro, cioè da 420 milioni stimati a 395 milioni annui. Sulla rimodulazione degli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, il risparmio atteso è stato invece inferiore alle stime e pari a 27 milioni di euro. Risulta confermato un risparmio di 80 milioni di euro per il 2015 relativo alla rimodulazione del sistema tariffario elettrico riservato alle Ferrovie dello Stato. A decorrere dal 2016, il risparmio a regime dell'intervento normativo si dovrebbe attestare attorno ai 70 milioni di euro. Un effetto positivo pari a circa 150 milioni di euro, precedentemente non conteggiato nelle stime, è stato inoltre quantificato a seguito degli interventi regolatori sulla zona di mercato della Sicilia. Infine risultano confermati i risparmi conseguenti ad altre misure previste, vale a dire la revisione del servizio di interrompibilità del carico elettrico, la mancata risoluzione della convenzione CIP6, la riduzione dei benefici al Vaticano, mentre non è stato possibile intervenire in riduzione della riserva di importazione a favore della Repubblica di San Marino, in ragione di un accordo previgente tra i due Stati. Relativamente all'aumento degli oneri in bolletta per il 2016 per effetto del termine del meccanismo dei certificati verdi, occorre premettere che il ritiro dei certificati verdi da parte del GSE non costituisce in linea di principio un maggior onere per il consumatore, ma solo il trasferimento di un onere di analogo valore dal prezzo di mercato dell'elettricità alla componente A3. Infatti, il costo dei certificati usati dai termoelettrici e dagli importatori per coprire la quota d'obbligo non ritirati dal GSE è ovviamente inglobato nei costi di produzione e quindi scaricato nel prezzo finale. Il ritiro da parte del GSE degli stessi certificati ha il difetto di rendere visibile questo costo sulla componente A3, ma si tratta di un costo che i consumatori già in realtà pagavano. Anzi, con il meccanismo della quota d'obbligo e dei certificati verdi, i consumatori pagavano per le rinnovabili circa il doppio di quanto pagano con il sistema incentivo diretto. Infatti, il prezzo marginale di mercato è fatto dalla produzione da fonti fossili, comprensivo del costo dei certificati verdi, e lo stesso prezzo è riconosciuto a tutta l'energia immessa in rete, compresa quella sulla quale non grava l'obbligo, principalmente cogenerazione, grandi
grande idroelettrico e produzione da fonti rinnovabili, che costituisce quasi il 50% del totale. Ciò premesso, il problema noto e prevedibile dal 2012, anno di emanazione del citato decreto 6 luglio 2012, sarà affrontato con un insieme di strumenti. Per un verso, l'autorità ha recentemente adottato misure tariffarie che consentiranno di accantonare circa 500 milioni di euro. Per l'altro verso, il GSE, nell'ambito dei meccanismi procedurali adesso demandati dal citato decreto 6 luglio 2012, ha già comunicato che a partire dall'anno 2016 gli incentivi sostitutivi dei certificati verdi verranno erogati, laddove la misura dell'energia incentivata sia disponibile mensilmente su base trimestrale entro il secondo trimestre successivo a quello di riferimento. Invece, per gli impianti a cogenerazione abbinati al teleriscaldamento e per gli impianti per i quali la misura non è disponibile su base mensile, gli incentivi saranno erogati su base annuale. Queste azioni, unitamente ai meccanismi di finanziamento già altre volte utilizzati dal GSE, dovrebbero consentire di far fronte al picco 2016 senza particolari criticità. Quanto alla cessione della rete Ferrovie dello Stato a Terna, il Ministero dello Sviluppo Economico evidenzia che la stessa autorità per l'energia ha fissato il citato valore di 674 milioni di euro come rappresentativo dei benefici per la comunità degli utenti elettrici italiani, derivante dall'inserimento nella rete di trasmissione nazionale delle reti elettriche ferroviarie. Dunque, non pare corretto classificare la cifra in questione tout court come un maggior onere. Analoghe considerazioni possono essere svolte per le interconnessioni private con l'estero. Lo sviluppo delle interconnessioni comporta infatti convergenza dei prezzi e integrazione dei mercati per l'ottimizzazione delle risorse, aumenta la sicurezza energetica e la flessibilità del sistema elettrico e crea le sinergie per aumentare la cooperazione con i paesi confinanti. Sottolineo infine che al termine del cosiddetto periodo di esenzione, previsto per le interconnessioni private, le opere potranno essere acquisite da Terna e in tal caso rientreranno nella rete di trasmissione nazionale, diventando opere pubbliche a tutti gli effetti. Grazie, sottosegretario De Micheli. Onorevole Crippa, per la replica. Prego. Grazie, Presidente. Rimango perplesso sul fatto che non si vogliano prendere atto di alcuni dati, ma visto che in qualche modo ero preparato a questo tipo di risposta molto evasiva, provo a enunciare dei dati alla mano, fonte Eurostat. Abbiamo all'interno del prezzo dell'energia del semestre 2015, primo semestre 2015, soltanto di energia, quindi escluse tasse e oneri, una diminuzione rispetto al semestre precedente del 3% per quanto riguarda i consumi sotto i 20.